Espi? Cosa stai facendo? Oddio! Niente, stavo controllando se avevo qualcosa a mezzo. Ma porca miseria, Luca, ma mi devi spaventare così! Ma è ovvio, dobbiamo fare la sfida, devi fare il giudice per la grande sfida. Ma qualcosa in mezzo ai denti, tra parentesi? Cantralla! Non hai niente in mezzo ai denti, vedi? Allora, ritornando a noi, pensi di essere il miglior costruttore su Minecraft, vero? Sei pronto a affrontare il robot? Ma è ovvio, scusa! Contro questo qua, hai notato come ti assomiglia? Anche lui è molto bravo a costruire. E oggi, Luca, vince chi costruisce la migliore casa. Beh sì, io inizio subito, guarda, mi metto d'accordo, io giudicherò qual è la migliore casa. Guarda, ma aspetta, ma è stranissimo, lui riesce a sostituire i blocchi. È così lento, Luca! Non ti preoccupare, ho già tutto in mente! Guarda, Luca, questa è la prima e ultima volta che ti do una mano. Soltanto perché non penso che tu potrai vincere. Non hai ho molta fiducia in te. Hai seguito le mie indicazioni. Ok, ok, ci sta, ci sta. Guarda, adesso tutto perfetto. La piscina. Addirittura la piscina. Hai notato che c'è una L in fondo? È bellissima. Ma aspetta, ma fammi controllare una cosa, ma... a quanto pare non è più da solo un robot. Si è clonato, si è duplicato, guarda. Ok, Luca, ho due brutte notizie e una bella notizia. Da quale vuoi che cominci? Dalla bella, vero? Cosa succede? Allora, la bella notizia è che loro sono un pochino indietro rispetto a te, perché come puoi vedere tu hai già costruito... Ma sono in quattro! Ma quanto è grossa? Ma Espi, ma è un aeroporto quello! Appunto! Loro sono un pochino più indietro rispetto a te, perché tu hai già i muri, ma loro sono in quattro e hanno una villa incredibile, quindi ti conviene darti una mossa. No, adesso mi devi dare una mano, vieni qua! Va bene, ho capito! Mamma mia, sono veramente in quattro sti pazzi, arrivo subito! Sono pieno di cose con cui decorare, pieno. Anche perché lo sai che diventeranno sempre più veloci. Diventeranno 8, poi 16, poi 32. Non mi interessa, Espi! Ok. Iniziamo a decorare. Non ti preoccupare, ti do un po' di roba. Perfetto, ti do una mano, non ti preoccupare. Per questa volta mi sento gentile. E tac! Ecco qui la Wii! Direi che siamo messi abbastanza bene, Luca, anche se vuoi che vado a controllare come sono messi loro, perché temo che possano che siano andati io un sacco avanti. Guarda, Espi, non lo voglio sapere, guarda, sinceramente, perché abbiamo arrivato. Vabbè, io vado, capito, dai, che se ne ho qua, stai qui a piangerti addosso. Oh no? Oh no, Luca, sono ben più di quattro. Mi sa che sono già diventati otto. Oh, lo sai come va a finire qua? Stanno facendo i muri! Sì, che stanno facendo i muri! Però sono indietro, tu hai già arredato il piano sotto, Luca, non ti preoccupare! Ma non so come fare quello sopra, mi dovrò inventare qualcosa adesso! Ma secondo me sei abbastanza avanti, non è così grave la situazione! Luca, ma guarda cosa stanno facendo! La stanno finendo! Ma quanto sono veloce adesso? Ma scusa, ma si sono raddoppiate ancora? Eh sì che si sono raddoppiate ancora, guarda! Espi, che se non ci sono gli spifferi, muoviti! Dai, d'accordo. Sì, ma questa sta diventando una sfida meta contro di loro. Non è che stiamo un pochino barando, non pensi? Anzi, allora, tu stai barando. Ti piace il bagno qua? Sì, va bene. Sì, vabbè, lo faccio io il bagno se mi dai con qualcosa con cui arredarlo. Faccio una bella cosa. Mentre tu mi procuri quello con cui costruire, io do un'occhiata come se la stanno cavando loro. Ma sono fermi sti cosi qua? Ma è stranissimo. Oh, no, Luca, si teletrasportano. Come? Per salire i piani superiori non usano le scale, si teletrasportano in alto, guarda che roba! Alcuni però stanno tipo fermi, forse stanno pensando a cosa fare. Assolutamente! Speriamo che siano un pochino confusi, perché stanno già costruendo il piano superiore, guarda che roba! Ma la smetti di fare casino, Luca, fammi concentrare! Testa allora, di cardine è finito? Dai che ci serve finire in... Hanno fatto il secondo piano! Ma come hanno fatto il secondo piano? Aspetta, ho messo il lavandino, Luca! Nemmeno il tempo di metter giù un paio di biliardini qua! Guarda qui, che bello! Bello l'idromassaggio! Ma in effetti mi ricorda abbastanza, guarda! È veramente casa tua questa, eppure la sedia... Ma loro la stanno facendo 10 volte più grossa! E vabbè, ovvio, automatica! Luca, ma la cosa importante è che la tua sia una casa costruita col cuore! Anche se la loro è veramente bella, guarda che roba! Ok, allora un bel tetto, dici, Luca? Aspetta, mi è venuta un'idea! Guarda quelli! Saranno troppo in fretta, Espi, dobbiamo fare un po' di contro... Non voglio sapere nulla delle tue iniziative criminali, vado a controllare cosa stanno facendo più che altro. Oh, guarda che roba! Guarda pure... Ehi, la cucina! Cosa? Ma Luca, ma sei venuto qui a provocarli? Ma corri! Sono robot, porca miseria, sono velocissimi e sono potenti, è ovvio che ti sciottano! Ok! Allora, io sono un pochino al vetraio e ho quasi finito di mettere gli altri... Siamo a buon punto! Mi fai mettere su tanti vetri a me! Ma guarda quelli! Vabbè, Luca, cosa vuoi che ti dica? È ancora vuota dentro, non c'è da preoccuparsi, hanno solo fatto la struttura esterna, dai. Sì, ma manca poco, guarda!
niente, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo dove? Cosa dobbiamo fare adesso? Devo prendere il legno e finire il tetto. Ma quanti sono sti cosi? Ma stanno... Luca, stanno facendo la piscina. Anche loro hanno avuto la tua stessa idea. Guarda che roba. Come sta facendo la piscina? Ma me l'hanno... Gliel'hai detto te? Non è vero, non gli ho detto nulla! Ma dai, sì, scusami, ma è ovvio non che ci vuole una bella piscina per una villa incredibile. Guarda come la stanno costruendo, una villa super moderna! Io sto finendo il tetto! Lo so, ma sei lentissimo! Guarda quanto sei lento e quanto sono veloci loro! Quanti sono? Qui sono bloccati, devo dire! Ma molti altri stanno costruendo! Oh, hanno messo anche una porta un po' strana! Luca, hanno messo anche l'interno, hanno fatto la cucina! Guarda che roba, hanno messo pure mi la torta! Interessa. Devi darti una mossa! È qualcosa di hanno pure una cascata dentro casa, qui dentro! Non mi distrarre! Altro che bloccati! Rimangono fermi per un po' per pensare, ma poi si mettono all'opera! Guarda che roba! Si stanno agitando un po', però! Luca, ti va di venirti a fare un giretto qui prima di finire la casa? Vabbè, tanto mi manca solo l'ultimo strato del tetto, poi metterò il mio tocco di classe internamente. Tocco di classe, tocco di classe! Emulare mai nella vita! Io mi sto appassionando sempre di più a questa casa. Guarda, che hanno costruito loro. Guarda che roba! Beh, hanno una camera da letto gigantesca e pure le scale che vanno ai piani superiori. Dove sei finito, Luca? Lo ammetto, ma non è come la farei io. Ma dove sei? Oh, eccoti qua, che sei uguale ai robot, praticamente. Sono fatti a tua immagine e somiglianza. Troppo grossa, dispersiva. Guarda qua, mancano le scale. Vabbè, adesso le costruiranno. Ma che è sto coso? Questo è un soprammobile. Penso che sia un souvenir dall'Africa, non lo so. Secondo me, Luca, però non dovevi venire qua. Ti sei distratto e basta. Ti conviene correre. Oh, che campanello che funziona, mi piace. Quale sarebbe questo lavoro che devo fare? Adesso ti istruisco subito. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5. Vai! Oh, e cattura i nostri animali domestici. Che animali domestici? Ma perché mi hai dato dei guinzagli, Luca? Dei polli! Ma devo veramente prendere dei polli? Ma scusi, ma che compito incredibile è? Sì, tu fai. Non vedevo l'ora di fare questa... Vabbè. Ma come non in casa, scusami, sì. Ma scusa, ti faccio così tanti polli, non li vuoi sul divano e te li metto esattamente sul divano. Ma più di uno! Ho sempre desiderato la mia vita prendere a guinzaglio dei polli. Venite, come le... Porca miseria. Ok, Luca, ce li ho tutti quanti. Te li porto in casa. Più luce. Ci passano per la porta d'ingresso. Venite qua, cecettini. Vado a finire il tetto. Ok, io te li lascio qui in soggiorno. Oppure le vuoi anche un pochino in bagno, Luca, non si sa mai. Dai, ultimi blocchi. Quelli hanno finito qua. Aspi, stanno finendo. Uno lo lascio qui. Che cos'è sta storia? Hanno finito loro? Finito. Sei sicuro, Luca? Non è che è imbrogliato? No. Luca, finché non metti i polli non è finita questa casa. Dammi un attimo di tempo. Ma dai. E quelli hanno quasi finito, no? Che si stanno ancora muovendo. Ma ce ne sono tipo 30 fermi fuori il giardino. Ok, beh, se mi hai dato i polli che sono un pochino ritardati, cosa ce ne faccio io? Ok, uno va qua, uno vicino alla tua scrivania e uno in bagno. Che non si sa mai che tu abbia bisogno di compagnia in bagno. Perfetto. Mi stanno piacciando io. Finito? Guarda lì. Sono tutti in giardino, fermi. Andiamo subito a dare un'occhiata. Vediamo se hanno finito. Tutti sul tempo. Non penso proprio, Luca. Avete finito all'incirca insieme. È un po' più grande, nemmeno troppo, una questione di prospettiva. Non è così grande. Però c'è qualche errore qui. Si sono dimenticati un pezzo, mi sa. Oppure l'hai rotto tu, non lo so di preciso. No, ti pare? Io non romperei mai. Non romperesti mai nulla, assolutamente. Smettila, no? Che vandalo che sei. A quanto pare è finita. Guarda che spettacolo, però. Un po' buio qua, Ma guarda, ma hanno anche delle stanzette strane. Tipo uno studio questo, con un pavimento di cristallo. Tutto di vetro, è molto carino. Che spettacolo. Mentre si vede questa... che sono alla fine tipo dei miei robot. Se fossero dei tuoi qui avrebbero fatto quasi tutto di terra, forse. Mentre qui il barbecue. Il barbecue sul terrazzo, scusami. Tu ce l'hai? Non mi pare assolutamente. Ce l'ho vicino al bordo piscina, sai com'è? È un po' più privato. Non lo so. Comunque facciamo una bella cosa. Hanno fatto pure... Ma questo cos'è? Un terrazzo pure, questo qua sopra. È spettacolare. Per un bel tuffo. Oddio, sono quasi schiantato. Però eccomi qua. Allora, quanto pare... Non hanno pagato la bolletta, guarda qui, tutto spento. Non iniziare a tirar fuori scuse a caso, Luca. Se la sono cavati piuttosto bene. E anche tu te la sei cavata. Dove sei finito piuttosto? Hanno fatto un buon lavoro. Ma a me piace la casa che ho fatto, capito? E non prendete il biglietto. Luca, ti conviene correre, No, aia.
Corri, corri! Oh, ma se finiscono in piscina... Ok, sono impermeabili. Quindi, gente, diteci con un commento qual è stata, secondo voi, la casa migliore. Se quella robot costruita dai cloni di Luca, molto grande, molto bella. Oppure se quella la sua... Luca, la smetti di essere... Tranquillo, inseguito costantemente. Oppure se la sua costruita con un sacco di amore, ma un pochino bruttina, ecco, tutto sommato. Lasciateci tantissimi commenti. Diteci cosa ne pensate e alla prossima volta. È calorosa. Ciao.